va a venire qualche caffè? Ancora sa da fa. A da passà? A da volare a posto. Ah, e che lo parla a me? Ma è mai possibile che una mattina sa da scelta con un animale? Mamma dove sta? Sta fuori. E papà? Non si è scelta ancora. Ma mi sono scelta, E come è scelta la mamma? Quando mi andassi a casa, potuto dormire poco su piedi. Giovanni, ma con caffè! Ma Ma è mamma? Sta parlando con donna Vicenza. Sta parlando? Sta mangiando? Ma sembra che ho fatto la settimana passata. Che è una faccia verde, fa sempre che. Quando veniva in la mamma le aveva tazzo delle caffè e vesticciolo vecchio perché la scinitella era figlia, l'uovo frisco. Già, che le mamma dov'era a doce? Sembrava a chi le faccio portò il caffè a lui. E sta facendo porta purissimo. Ma non solo se mi sa vendere un caffè in tovascio solo, che è poco lontano da nostra, ma quanto fa papà 2,50, mezza lire meno. E quelli grandi caffè d'Italia fatti concorrenza a Cambrini. E papà ricenna tutto quanto, carino caffè che facciamo noi ci stavo surrogato. Ma no, no, aspetta, che facciamo noi? La cima noi, fa la mamma, la cita pure, mamma. Se fosse con me, non facciamo. Su fatti che la campagna di papà, tu brigadiere, la finanza, i fascisti. Già, se fosse per voi essere voglia ci morire fama. Ma no, avessi voglia di ammonestare meglio la legge. Ma perché? E cosa vi sono a vedere un caffè? Se noi non facciamo luce, stanno di 100 persone con fare. Vicenza non si è messa a vendere un caffè pure esso. La settimana passata, dopo con mia moglie, un signore si è andato con 4 piani a bascia. E che ci trasi questo? Perché non ti mi la bascia pure tu? Papà, voi certe cose non ne capite, siete di un'altra epoca. Eppure dice buono. Dice buono, vabbè, sarà da fatti 6 minuti a re. Eh già, perché io sono scocciato, non capisco niente. Povera voi, che gioventù sbagliata. Vi volessi sapere una cosa, a te, no? Il caffè che voi vendete tra di ragazzi, il contrabbandiere che la vende a voi, da dove lo so lo prende? Non lo sottrae forse agli ospedali, alle cliniche, all'infermeria militare? Papà, state zitto. Voi dove stunate, ma ora siete frunutieri in bambini. Qua clinica e ospedale militare, qua la roba va a finire in casa dell'autorità. A io, 5 kg di caffè, a 70 lire, chi è purtroppo? Non è purtroppo un capo manipolo fascista. E mamma si è voluto via per paura che si trattasse di un agente provocatore. Voi ve ne venite, si sottrae. Se uno vedesse che la classe dirigente filasse ritto, sarebbe l'uomo il più malamente se vi parlasse come vi sto parlando io. Ma quando tu vedi che quello che sarà un buon esempio sono una mappa di mariolo, allora uno dice, lo sapevi la verità? Tu mangi un buonetto in grasso e io mi morei fame. Arroba tu, arroba pure si salvi chi può. No, 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 che cosa? Tu fin quando sei andato a casa in una luce, capito? Io vengo per dire. E mo mi piglio il caffè mio, Sono che mancano un miraio. E che ti sta dicendo niente? E mancano un miraio addosso! Ehi, che la saccia! Io ieri sera non mi mangiai apposta per mi mangiare stamattina. Chi sa mangiare? Papà, l'ha visto la mangiare tu? Ma perché non è mio? E aggiritto come la gioia rinda a sta casa. E sì, chi lo pranzo è troppo inconsistente. Ma voi questo mi mangiaste la ieri sì? Ma io non mi ricordo, ma dopo buone, miei e tu, chi salvi chi può? Ma io non mi faccio la faccia. Voi mangiate no, voi sono siete apposta. Ma così scucciando, lo so, ma quando hanno poco a morte? Ma sono se apposta. E avrei un che piacere, ma sono su questa notte. L'allarme non l'hai indizio, no? Dove vieni, no? Sono tornato a casa con un freddo addosso. Non potevo prendere sonno per vedere un po' di languidezza di sonno. Mi sono ricordato che se uno cerchi maccaruno rimasto. Volevo sapere chi è. Chi erano tale e quale mie. E delle tale e quale. Immagina la fatica. Che ci va? Che di uno? O mangiami, non ne voglio essere toccato, ma faccia marito. E poverino chi è?
Io ho bellato non ho tocco, ma quando è certo a Dio, scassa tutto cosa! Ehi, ma che scassa, si scassa! Io veramente non mi ricordo, lo so! Tu stai facendo chi sto ballo in maschera? Ehi, faccio ballo in maschera! I resti uno! Ma quali uchilli erano tanti le maccarone? Ma guarda, erano piatto d'acqua, ma senti chi si è oppare mio? E pigliate, ma oppare mio! E che bell'amore di figlio! Perché voi siete mangiate maccarone, mi viene amore di padre! Chiaramente, state fino a mezzogiorno con su poche pane! E me ne va che in sta casa! E cado da nascere una roba in sta casa! Quella ha ragione, ma io vero non mi ricordo. Papà, voi facete sempre questa. Ma io non mi ricordo, che ragione. Scusa, ma ce l'avete visto, non va bene. Avete fatto proprio buono, mamma. Ma le stiamo sempre malate in dovasci lì. L'ha avuto roba a me, l'uovo fresco, pozzullo e bollito, per te le maccarone. Io stavo che le costo il buono e schifezze e mangiare. Salvando grazie a te quando ho trovato. Non mi entra in mezzo all'anno santo per la figlia. Vuole sta pausa o no? Ma è scappata a volo! E da pigliare un caffè. Oh no, per ragione di pazienza, non me la dai. Fate i fatti vostri. Ecco qua. Chi sto chiesto per le farine che mi cercassi? Ma gli darà 40 lire. A 80 lire o chi? E ha montato nati 10 lire. Usiamo pulito con pigliato. Siamo stati di bene. Quando è una persona ci ho dovinato a poco. Certamente mi fanno piacere, rischio pure passare qua. Non ci guadagno neanche niente, perché non sono affari che mi interessano. Ma un essere perché non devo mettere i miei saccetti blu? A farina si può buono se la trovano loro. Ma non me la sapete trovare. Ma che vi posso dire? Noi non la troviamo. Ah, e la metà circa qua. Ha detto Pantanello fuori a porto. Avete saputo che abbiamo il mulino in casa. E non devo fare capace. Non ci guadagni neanche niente perché io non permetto questo commercio in casa mia. Ma come te la dice? È quella vostra moglie di il cuore buono. Sentite che mi servivano un po' di farina e me l'ha procurata. Ah, guarda, guarda. Nonna, ma e queste sono le 40 lire. E se vi capitano due fagioli? Niente, una peperella mia. La stessa persona mi ha cercato di chi è, mi ha promesso di chi è il fagiolo, ma non me l'ha portato. Sì, è porto. Mi tenete presente? Ma si tenete certamente venendo con l'aumento, però. E io mi pigli con l'aumento. Arrivederci, donna Ma. State con voi, non tenete lì. Non ci venite più. Avete ragione voi. Ehi. Ho caffè. Ho caffè. Vieni qua, Tena. La serie di Gran Bressa, è capitano! Ma io ieri sera gli con due compagni al mio cinematografo, sala Roma! Non ce la di vai! Oscuramente che c'è stata a ritirare all'ora di qua! E indovina che dice! A ieri sera non abbiamo fatto l'opera, per carità! Ma cammina il ricciolo di Manno Cambusano! Ma poi caffè che arrivano i clienti, va! Una ragazza, ma bisogna tenere gli occhi aperti e sorvegliare la gioventù! Ho che fatto col caffè nel tempo sti fagiolo! Ama, ma allora i fagioli ci stanno. Ama, i fagioli ci stanno. Niente, non c'è risposta. Assù, niente a piccere l'ognizione, niente a fare un po' di adrono finto. Ama, che ti sono bagnata anche tu, sasso. E Pantinato ci ha cercato pure una bella cosa, perché ha fatto proprio a bravo. Ma quando è bella che la figlia vostra. Ecco giudizi che te. Vuoi una vicchiarelle? Ma quanti anni te? 5 anni. Vecchia e santa. Ma come parla bene? E che bella pronunzi che te. Il papà scanagliano poco ci ha già dimandato. A chi vuoi bene tu? A mamma, rispondeva esso. E quella è un'adorazione che ci ha per la madre. E il papà che te? È fesso. Con una pronunzia chiara chiara. La S la tiene proprio bella. Senti, io non è che prendo apprezzamento per i giudizi della bambina, figurato che le delle 5 anni se mi puoi impressionare con le sue parole. Ma non c'è imparato se ti male parole, lo so. Perché c'è imparato a me non, quella essendo a me suvi. Ma no, proprio tu, parli sboccato in casa, bambini senza ripeti. Io, ma voi fossi per scemo. Guardate, quelli insiste ancora. Vabbè, come volete voi. Proprio come dico io. Io poi con voi non ci voglio parlare. E perché mi parlate? Perché ci capita sempre. Un giorno, ma voi non vi dovete impressionare, che è le bocca d'angelo. Ehi, ma dice paroleriamo, non andate là. Nanzio, come se avessi pigliato Nanzio. E fino al sotto portone della scuola, ha fatto come una canzone. Con un pizzeravisticcio là, ma...
Papà è fesso, papà è fesso. Ma la bella. Che se però non lo sente voi? Che so dice a mamma? Ma papà non è fesso. È un poco stonato, diciamo, perché siccome ha fatto l'altra guerra, quando tornai a capo non l'aveva più. Ha già fatto una cosa e mi ha scordato. Non penserà che dopo 5 minuti non mi ricordi più. Trovi Maccannuro e la metevo, pensi che sono che mia e mi immagno. E la metere striulo. Permesso? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ah, vedi, ce ne ha? Quando mi vediamo su questo caffè. Oh, ci hanno già picchiato. Ah, tu Vicenza. Oh, no, ma se vediamo i soldi da mancare. E voi mi date la donna Vicenza? No, ma che c'è? Perché lo caffè vostro è un'altra cosa? Io ce l'ho già pure a essa. Come no? Oh, ce n'ha? Oh, ce n'ha? Ma sta tua gente a parco. No, mi sto tagliando i capi. Ma insomma, non ho vedi come sto facendo a parco. C'è bisogno di domandare. Domande inutili, conservate un fiato e parlate quando siete interrogati. Scusate, ci sbagliamo. Concena, ma che decide? L'ultima cosa questa situazione, capo. Vuoi scherzare? Voglio... Non mi dire che se fossi ministro di non so quale ramo, perché non so c'è quale ministero di me. Ma io aggiustassi subito la situazione. Ma secondo voi, perché manca la roba? La roba non manca, ci sta tutto cose. Pasta, riso, burro, formaggio, scarpe, vestiti, è sempre la stessa musica. Ma che volete dire? Tu sei troppo giovane, non te lo puoi ricordare, ma che l'estate qua come nell'altra guerra che a roba sparevi, i prezzi aumentavano. Secondo te perché si fanno le guerre? Perché? Per far sparire a roba. tu ridi, quello è il calmiere. Quello può sembra una cosa semplice, no? Il calmiere. Invece il calmiere è stata e sarà la più grande rovina dell'umanità. Calmiere. Tu pensa, questa è una cosa che ti vuole calmare. No, va calmare. Quella è l'origine di tutti i mali. E si capisce, perché quando tu governo metti il cammino, implicitamente alimenti l'astuzia del grossista e del dettagliato. E capisci? Succede un gioco che il prestigio e il povero consumatore tiene tre vie di uscita. O si muore fa, o va al mosso, o va a galera. Il mio progetto invece, il mio disegno di legge, se non ci avesse voce in capitolo, sarebbe... Salute! Buongiorno! Buongiorno! Ma c'è andato, fateci sentire questo disegno di legge. Voi siete voluti a prendere un caffè, pigliate la villa e state per bene. Ma perché? Non potremmo sempre. E fatti questo caffè a te! 2 minuti! Ma giornata dunque! E dunque, niente, si parlava della mancanza dei generi, invece sosteneva che la roba c'è, ma che il cammiere che la fa sparire. Allora avevo pensato di fare in questo. Le città d'Italia quante sono? Sono... Vabbè, non lo sappiamo. Facciamo che fossero 5 per fare un conto più semplice. E facciamo che fabbisogno giornaliero di ogni città d'Italia fosse 1 chilogrammo di farina a testa al giorno, diciamo 1 milione di chili di farina. Ma a te governo che ti sono 50-60 milioni di litri? Di nascosto apri uno spaccio facendo finta che sia uno spaccio privato e lancio sul mercato la farina a 10 minuti. Avanti, che succede? Che succede? Il negoziante entra nello spaccio e non sapendo quello che vende lo fa per funzione. O vengono tutti i cagati con un po' fa nulla. Passate ma si chiedete la concorrenza. Ma la concorrenza. Iniziativa privata. Ma non iniziativa privata. Ma non ho vedi che ti stanno sfriculiando. Venite qua barba va. Buongiorno. E per circolazione delle macchine, datosi la mancanza della benzina, avete pensato niente? Un altro disegno di legge. Ogni automobile non ha visto. Una al volante e 8 allo spinderone. Buongiorno. Buongiorno, Martino. Caffè, stiamo meglio, ho pigliato frisca. Sì, grazie, ne ho proprio bisogno. Stanotte non ho dormito proprio e tengo un bello regalo. Quella mia moglie quando sente la sirena diventa uno straccio. Dopo un'ora e mezza di ricovero siamo tornati a casa con 3 bambini appresi. E che può dormire più? Ha seguitato a tremare come una foglia. Oh, ma stanotte bombo l'hanno manato, Come no? Hanno colpito 2 palazzi a Parco Margherita e certi fabbricati a Capodimonte. Come? Vicino al deposito di Trapani. Bravo, proprio là. Ma allora chi sta con me ce l'ha fuori? Un caffè! Ti roba c'è niente da fuori. Ma ragazzi, il caffè ci voleva. Grazie, Complimenti, donna mamma, stamattina a dritto. Bravo, questo potrebbe essere un altro disegno di legge. Cioè, dritto? Io stanotte mi sono morte paure, però. Io per me, quando sento la sirena, qualsiasi cosa sto facendo, lascio, mi piglia a chi e mi vado dentro a ricovero.
A me invece mi viene un freddo addosso e un movimento nella pancia che già corro subito qua di lei. Caccia fa, io confesso la mia vigliaccheria. Io quando sento la sirena già scappò. Signorina, ma voi che decido? Quando fornisce questa guerra? E chi lo può dire? Ma mo dicono che i bombardamenti fanno più forte, dicono che ci distruggono le città. Che dicono, signori, ci distruggono a noi. E fanno questi bombardamenti più forti? Ci distruggono. Dice che meno non volevano. Ci distruggono, ci distruggono. E chi lo può dire? Speriamo di no. Ma questa è proprio una guerra fuori natura, eh. Ma che ci azzeccano in famiglia? Che ci azzeccano in casa? E adesso chiameranno altre classi. Oh, ma bravi, però. Oh, mamma mia, signori, ma che dici che chiamano i riformati? Che dici? Mi sto tanto pensiero per figli, mamma, ed è... E chiamano, ragione. Che dici? Che dici? E chi lo può dire? Sai, ragione, ma non sapete mai... Voi ci dice, no, uno vorrebbe un'assicurazione, un conforto da voi, eh? Allora io per farvi piacere, la variante che a bombardamento non vengono più, come mettono l'automobile un'altra volta in mezzo alla strada, che la classe non ne chiamano, mai che ne faccio. Vabbè, voglio dire, ma voi state pure vestiti di scuro. E che c'ha sì, che li stanno su di scuro, sanno la guerra quando finisce e si bombardano loro. No, io intendevo che voi avete a che fare con gente superiore a noi, sopra l'ufficio vostro, ragioni, capito? Oggi no, io non so niente, non parlo con nessuno. Babbonia, andiamo in cena. E lo signorino non parla, ma la trovo mo per chi ci ha pigliato. Però fate bene, perché di questi tempi è meglio tenere la bocca chiusa. Vero, 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 ma che ce n'avevamo a fare noi? Qui ce n'è un botto. Se sei lì tutta la vita. Ma no, andiamo in cena. Vieni a te, andiamo in cena. Vanno via un sorso di caffè. Vabbè, stiamo via fuori allora. Arrivederci. Non ha mai mai parlato, ma capresti che la cotturgina mi sa po' grossa. Ragioni, qui con noi potete parlare. Noi siamo gente fidata, la pensiamo come voi, avete capito? Va bene. Anna Maria, il burro l'avete avuto? Ma da venire più tardi. C'è sta una persona che me l'ha permesso. Ma sapete con me? Chi lo trovano a vedere ciuccare non si fanno vedere più. Si comporta è roba vostra. Ah, voi sapete che noi non la usiamo, prima perché non ci piace, e poi costa così caro, mi sono potuto riaccattare. Eh già, perché voi sul burro non guadagnate niente. Ah no, signori, se riuscite così vuol dire che non me ne incarico più. Io me ne sono interessato fino innanzi, perché si accettano le creature, ma senza nessun interesse da parte mia, sino che la bella Maronna, vedi, non mi avesse a favore più a marito. Ecco qua. Ah. Qua c'è il chilo di zucchero che mi cercaste. Che zucchero? Che sta a cioccolato. E che sta a pastina. La pastina. Il tutto viene. Aspettate, ha già tenuto la carta che mi ha buttato la persona. La quale muove, e se ne appiglia pure i soldi. Allora. Un chilo di zucchero, un chilo di polvere di cacao, 10 pacchi di pastina bianca. Poi ci sono resta la settimana passata. Il tutto 3.500 lire. E vedete, donna, ma in questo momento non ho disponibilità. È stata mia moglie indisposta e sono solo io quello che mi è costato. Con 3 bambini, a fine mese faccio i capelli bianchi. Lo stipendio è quello che è. Qualche economia che avevamo col costo della vita è andato in fumo e ma capirete. Fuggiti dalla proprietà. La proprietà, c'ho la casetta dove abito che comprei a rate in tanti anni di lavoro e di stenti e 2 appartamentini a Magnocavallo, tengo la proprietà. E sapete per quanto ce l'ho affittato? Uno 200, l'altro 300 lire al mese. Che ce la fa? Me l'ha già venda. E con quale coraggio tolgo quel poco ai miei figli? Guardate, donna mamma, io ho portato questo recino di mia moglie e l'hanno apprezzato 5.000 lire. Tutte e due? No, uno solo. L'altro ce l'ho pignorato. E vabbè, io ci faccio vedere la persona, può darsi che sta contento. Vabbè. E adesso, dunque, vi devo 3.500 lire, giusto? Eh. Resterebbero 1.500.
me le conservate voi. Se restano mi conservo. Va bene. Adesso volete dare la roba. E come siete padroni? Ah, ecco grazie. Qua. Mi vanno a portare la carne e i vitelli. Sì. Conservano un bello chilo. Sì, grazie. Uova fresca me le servono. Sì, sì, se ci sono, sapete, per i bambini. Mi vanno a portare due. Grazie, voi, grazie. Buona giornata. Ci vediamo domani. Ci vediamo domani. Buona grazie. Giornata. Arrivederci. Arrivederci. Buone cose. Arrivederci. Ma io ho capito una cosa, possiamo di là riflettere, pensare. Ma questa vita di pericolo che noi facciamo sembra che ha paura di essere arrestato, perché è caduto di tutto come un ghiaccio. Non è solamente fatto la tazza nel caffè. E che troppo vuoi mettere la mattina sera? Pasta, farina, burro, zucchero, roba. Ama! La giritica non è roba mia. Mo' portano qua e faccio piacere a qualche canicello. Così, per gli occhi celesti color del mare. Uè, già buscunieri! E come campiamo? Diciamo che come succede su miracolo. Come campiamo? Campiamo che adesso. Ma state zitti, sì, a chi vuoi fare grido. Campiamo che adesso. E non si arriva già a scheda grido con l'oravoglio cinese. Adesso. Io oramai non abusco niente di più perché a poca volta stanno andando tutti i drammi. Ora è abolito, o 5 è abolito, o 16 è abolito. Fra licenziamenti e aspettative siamo più della metà dei trammieri a spasso. E allora che state a fare? In un momento, ma stai calmo, stiamo ragionando, stiamo parlando. Capisci che lei? Dunque, io avevo proprio pensato tutto un disegno, un progetto che avevo. E non mi sono scordato, e non mi hai fatto scordare. Dunque. Se con la tessera non si può. Se, se con la tessera non si può campare, perché la tessera non si campa, la tessera si muove. Se con la tessera. Mi sono scordato una da poco. Sandra Marigna ce l'avevo proprio qua, guarda. Dunque, gli avevo trovato proprio il modo come vivere dignitosamente senza ricorrere a questo qua della borsa nera che è una vergogna proprio. Dunque se con la tessera non si può campare, allora bisogna ricorrere al mercato nero con la paura che ti arrestino e che vai carcerato. Ma stammi ci attendi, capito? E che fai, te ne vai, mo? E sono poco, però mi faccio una chiacchiera con l'amico, mi dico poco, la massa notte che le due ore ricordo tengono un militare un po' per spalle. Se mi volete mi chiamate, capito? No, non c'è niente. Capito? Sapete che la stanotte ci ha portato 2 quintali di caffè. Mamma lo Carmelo, 2 quintali, non è lì. Già, e donna Male mi ha fatto piacere. Maronna, non è lì, ma capazzia, mi fa male, già da pazienza. Io mi metto paura, io non voglio di carcere, no. Alla fine dei conti, il corresponsabile sono io. Voi siete soli e va bene, è tutta un'altra cosa. Non è lì, chi si fa se ne fa male, lo confina a lei. Questi, per dare un esempio, non guardano in faccia a nessuno. 2 quintali di caffè, mamma lo Carmelo, amica. Ma dove l'hai mise? Sotto lì. O secondo me la terrazza è tutto caffè. Andate a guardare, si è fatta un po' la maronna. E sotto c'è sto riso di pasta bianca, farina, formaggio. Onorevoli, quelle pezze di formaggio che avete portato, se le potete smaltire perché carotte non se ne scende. Avete ragione, non c'è niente. Non ho che pazienza, per risolvere un problema. Gli ha passato un po' anche le pezze. No, non è dico, qua l'hanno passato lui. Anche se ci dovete perdere qualche cosa, ma se ne guadagna salute. Io non vi nascondo che poi la sera quando succede qualcosa, l'allarme, la sirena, di cassa fa maronna, la liberazione. Che era una bomba, un coppo di formaggio, fa le sciarezze, tutto qua. Avete perdere, poche pazienza. Sotto ci sta la roba, abbiamo fatto il centro della massa. Appunto per questo vi dicevo di non andare a perché casomai. Casomai come metto la presenza del signore e facciamo pezzi di lavoro. Non arrivo, vado a messa roba lì da casa perché se lo metto un coppa alla carretta e può portare a casa voi. Sì signore, non preoccupare. Sto qua fuori allora, se sentite l'allarme, la sirena, non pensate a me. Ognuno per sé, Dio per tutti. Se no a finire che si passa qualche qua perché cercate a qualcuno. Non li confidi voi, guarda ma roba non mi preoccupate, non risolvo problemi. Ma raccomando, non mi facete una sorpresa. Grazie.
quando lo c'erai parte mia. Non mi preoccupare. E che remo rialato. Non sono regali che vi posso fare perché non mi trovo in queste condizioni. Io vorrei la vita mia, ma soldi a mano a voi non ne voglio. Quando la vedete, tu. Torniamo alla spesa iniziale, è inutile la vostra cosa. E che c'entra? Sembra a voi spettare la metà. Mm. Guardate sto ricchino. Quanto può valere? Non c'è male. Fammi vedere l'altro. No, te, sei ignorato. Ah, bisogna vedere l'altro per vedere le pietre se sono uguali. A polizia, ma dite là. No, non la tengo. Aspettate, oggi credo. Lunedì. Lunedì, già vuoi arrivare. Ah, bene, così si spegne l'oggetto e si può stabilire il valore. Ah, ma 4-5 mila anni ci vale. È stato coperto, andate a cavata. Va bene, ok, grazie. Allora, tu. Sotto io, oggi fatta una fatica. Non si vede proprio niente. Che stanco il capo, ricca. L'ha chiuso con 2 ciappette automatiche. In modo che al momento opportuno, secondo se me ne servono chi, di chi, si mette a mano. E poi se leva. E poi si mette una da volta. Ma quando arriva, quando mai ti fate questo? Ah, ma no, ma non volasse se non mi fortunato. E che c'è da tutti può capitare un momento di fosforescenza. Grazie, Danna. Grazie. Tu che vuoi? Ha già mettere una capa raglia in te fasulla. E già sai mettere? Non ci sta. Fatta la rada a una giovannina, va. Io stasera vado a cinematografa. Avete visto? Che chi sa ma voglio che sa credo? Vai a scassare la faccia! Ma che vai a lasciare stare? Cos'è niente? E poi faccio prima! Che stato? Perché sta a questo uomo? Un nipote palluccello, quello che se non puoi capire donne è giro scappare. Sì, ma amici, e mi è venuto a contare, non la fa si aiuta più il caffè in dove esce donna Vicenza. Dopo un poco che è venuto là appiccico. Ehi, è bene. Sei pure donna di là. Donna di là è contata. Ehi, donna Vicenza riceve. E che re, sa via da privativa, solamente sta da vendere un caffè. Che la piezza è questa, che la piezza è quella. Ma se ho caffè non lo faccio più io, lo faccio fare manco più a essa. E conoscenza con me tenesse, tengo pure io. E sta da perdere un nome Vicenza Capesce, se per tutto oggi non lo combino servizio. Sani sociale, aiuto pace. E se ne chiude. Che lei certamente aiuta a portare malumi, un coppa di brigadiere alla squadra mobile. E tu vuoi venire la cosa? Quando viene la squadra che ci trovo, che fa? Certo, ma l'avevo avvertito. Che stai fatto pure? Fai una cosa, dai la voce a patto, dove sto con tuo nome. Quando sei che non ci sta mai? Papà! Vedi! Con i soldi ci sta vicino Vasce Donna Fortunata. Quando si appiccia la pippa e segna che la squadra mobile sta rindovico. Niente là fuori, non ti muovo, vai, non muovere allora. Mamma mia. Una caparaglia e 2 lire! Uè, a te, sciogli dei capellucci, no, vuoi mettere a scordare l'anima, vabbè! Ma quando mo? E qua ti rimane, fai che ti ha giudito, mo! Quando momento vuoi chiamare? Mamma mia! Sto fuori, quando si appiccia la pippa, vuoi dire? Sì, signore! Mamma mia! Ma la mano, non mi ha giudito! A privare, ma no, non può! Ma mi ha giudito, non mi ha giudito! Ma mi ha tutto quanto! Andrei, non sapevo! Chiamo per appascare io, Vittorio, mezzo prezzo! Stanno va bene, mi sono aiutato a chiamarmi meno mica! State calma, non va agitato, non proprio. La vostra sorte è pura mia. Chi mi mette qua in faccia per tuo parente? Non proprio. Guarda, sono ci si è appicciata la pippa! Come si è appicciata la pippa? Già! Ma però non è la pezza che l'hanno mantenuta la parola! Mari! Ma se fa su le ghetto con le ca! Oh! A prima rata, a prima rata! Sta presto! E dove vai? Dinario, usci! Dinario, vuota! Mamma, dammi una mano, che trovo pubblica! Andrea! Chiamate a faccia, basta, lì è venuto! Sì, stai da qua! Volevi sapere che ti sta all'ora! Sì! E il tuo volere è messo in donna! E' un momento, basta, sta all'ora! Io mi tengo troppo male! Mannaggia! Ah, capa d'osso, Donita, capa d'osso! Date il tempo a muore!
La faccia appiccita. La faccia appiccita, Francesca. La faccia appiccita. Guarda, si muove, non butto. Capi! Andate qua, guardate. E questo malaugurio con la me! Ma vedi se è cosa che mi fa sta zarzuela ogni tanto. Beh, ma è sicuro? Come no? Ho visto che mi fa tutta questa funzione non ben riuscita. Chi le si è appicciata la pippa? Ma fatti chi le non sa la nu? La settimana passata sono stato un'ora e mezzo in doletto, sei già venuto. Vediamo, ma io sto dicendo giù bene. Sei stata una spia ferma. Scusa, scusa, ma non può girare la campana, può girare le carcere. Andiamo bene, lo voglio. Se non voglio fare malanno giù, ma sa che giù non voglio essere fatto qui. Voi a te, sono girazzi, lo so che è male. No, brigati e mamma amaro. Parisi mi è morto stanotte 2:35. Ma mi sta scudendo 5 minuti, sa? Papà, papà mio. Ma insomma, ma volevo fare niente a questi messi cieli. Ma tu stai nel paesetto. Ma come potrei lasciarmi una bomba? Giattino, giattino, signori, giattino. Ma ci capito, va? Casto amore, io schiattavo un po' faccio. O te faccio soffrire a coppolina. No, brigadier, non mi è facile questo sospetto. Marito mi è morto veramente. Chi mi ha formato è qualcuno che ci va male. Ma non mi ridate, disgrazia che ho voluto a casa mia! Non mi fanno bene, se non mi fanno bene, se non sentite pietà! Ma disgrazia che ho voluto a casa mia! Tucca! Sincerate! Tucca, trovo morto, se ti ridò coraggio! Non mi dite, non si sa di me! Se non mi mettete a paura, no! Ma accostate! Ma ci accostate, se chi l'è morto veramente, io do, non lo è morto, brigadier! È morto papà!
visto fortezze volante, sul bombardiere, continua a fare morto, oh, pure mitragliatrice, di. Sicché tu sei morto veramente, e come morte e bomba non ti fanno impressione, sei morto capatosto. Su, senti a me, su, che è meglio per te, hai capito, su? Niente. Vedete qua, vedete quanto bene Dio. Zuppa, caffè, olio, formaggio in quantità. Mamma mia, è venuto, mia creatura! Mamma mia, sei che sono si schifezzi! C'è lì, è che è sta scarpa dentro? Non c'è un chissà lo bacio! È caduto un palazzo, ma non mi dà piezzi! E vabbè! Bravo! Oh, veramente bravo! Tu non sei morto, sacci! Ne sono sicuro! Sotto l'iette di uno contrabbando! Ma non t'arresti! E sta gleccia a toccare morto! Ma chi sta gleccia a mettere in mano quella uno vivo come te! Non t'arresti! Ma non ha soddisfazione di muovere! Non faccio manca perquisizione! Se ti muovo non t'arresti! Parola d'onore! E non faccio manca perquisizione. Parola d'onore. E allora si mi ha arrestato siete una carogna. La parola mia è una, non ti arresti. Ma ricordate che non si offesa. Ma nemmeno io, brigadiere. Signori, a tutti. No, 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 caffè, no, no, caffè. Facciamo a brano di mano. Ma vera è bella, eh? O pulisse favore. Io ne vado a pigliare un altro chilo per noi. A ci cucinare lì. Oh, noi stasera teniamo tavolo. Ecco, mi sento pulisse abitato pure a me così. E noi perciò rimane facciamo brano. Lo so, ha fatto parecchi inviti. Rituccio come sta? È che le mi dispiace che tenga Rituccio poco boh. A si sta rindo? La ci chiesa di fare poco compagnia. Quello quando sta tornata là, si sta qua da creatura. E sa proprio è creatura. Io vado a posare questa carne, permettete. Statevi bene. Buongiorno, donna Ma. Buongiorno. Ma la cosa è pronta. Ah, ci disse che si stava preparando. Ma noi andiamo a questo. Ci andiamo a fare una passeggiata. State d'accordo con queste passeggiate, piccere. Dice la diritto pure a figlia. Per esempio, su sergente ingresso che le sta per essere. Ma chi è? Perché non si fa conoscere? Perché non viene a domenica? No, donna Ma, chi l'è tanto non vuole giovane. È timido. Non sa parlare buono l'italiano. E si mette scuola e viene a buia. Chi l'è sudato? È certamente a da fare pure dovere suo. Ma sta cacciando il catto, perché galleggia all'oci, vuole proprio il permesso dell'America in persona.
ha detto che appena tutto è pronto si presenta da voi per chiedere la mano di Maria Rosaria. Ho fatto il passeggiato poco, come dici tu voi che avete detto, stato attento, ma ci sta proprio pericolo, perché loro non stanno attaccati a tanta pregiudizio, non ho capito, non male. Camminano si abbracciati con le ragazze, ma così, come a compagni, come a camerata, non è che ci mette una malizia. Eh già, camminano a camerata solo con le ragazze, con l'uomo ne si vanno i fatti loro, quindi voi dici che ci mette una malizia, eh. È un'altra mentalità, onna, ma sono più sciolti, più... ti abbonati. Che la figlia vostra ha avuto una fortuna, sta sposa e sta portata in America. Quel giorno faceva amore prima con me, poi conoscette a Maria Rosaria, è una ricetta che le piaceva più assai. Ma che è così è bella, sinceramente. Mo dicetto in faccia, tua frenda più nice. E rispondetto, ok. A sera portai una tua frenda sua, che subito si innamorai di me. E a me mi piaceva pure più assai. E ci mettettimo d'accordo. E poi lo ricetto, c'ho una frenda mia, che sarebbe Margherita. Non ce l'hai un frendo tuo? Il suo portato. E così abbiamo fatto tre frendi e tre frende. Sì, ma freddo mi numero è culto. E tu ringella chiaro chiaro, senti, tu a me non mi nice. Volte meno un altro che mi nice più di te. Qui, casta. A che ora torna? Non lo saccio. Quando mi sono spicciata torna. Sordo sta poco buono. Ulimi, ma che ci venga a fare? Era semmano che paga appuntamento e non si fa vedere. E poi è stra oggi, beh! Non mi importa, Teresina. Ti giuro che non mi importa. La colpa è stata mia e me la giochi ogni risura. Però io volevo sapere, no? Quella ricerca. Invece mi hanno accuntato tanta bucina. Perché non mi ha ricevuto personalmente, la verità? Un innamorato mia, ieri sera, ma ricetta te l'avrei portato! Chi l'è partuto? Sienta a me, chi l'è partuto? E oggi rimano, partaranno pure innamorato questo. E si partono, saluta a Nuvio! Saluta a Nuvio! Già, a me o mi non mi piace, è curto! Oh, tu non capisci mai niente! Qua ci stanno chi sti guai che lo penso curto o lunga! E a Moncegna! Ma qui ha dovuto. Devo fare che Andrea esce sicuro. E che le creature a questo cresce? Si volete qualche cosa a me senza complimenti, dici? Onna di là, mi sta con solo un bottone, ce l'ha messo da me te. Là che ho con tutto, sta un po'... Lo servo subito, subito. Buongiorno. 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 Buongiorno, mamma. Buongiorno. No, ma tu devo scrivere queste bellezze, già ti ho girato la madre, queste cragliate vecchie. E ti asco sono tutte sciacquate. Ho messo solito posto. Vai. No, ma queste sono separate di pane bianco. Ma di alleate, ma guardiamo su questo, con pure la fascina. Ma dai una festa per giù. E queste poi sono le sigarette che la mangiate della sera la porcella. E queste è un biglietto. È un biglietto che la mangiate questa cuia. Grazie. Oh, poi metti a me in Davide. Va bene. Ma che? Donatella? Vedete che dice, cangere che boh. Donna ma, un figlio vostro abbiamo detto che aperto per stasera, che per stare andando a sorridere. E ne andiamo, c'è cioè, una volta. L'ha giuntato fuori, e stasera per se sente fa capire che porta qua. Insieme a parmigiano e mulignano, lo devo parola. Bravo. Donatella, tu sapete leggere, per dire tieni. No, aspettate. Sapete che re? Cai con chi sto che qua, non ci spezza che è tanto buono. Ho un biglietto scritto pure con l'Aps. Ti va a cantare la mano a Pascalina. No. Cara donna Amalia Tecchevi. Tecchevi, che cocca, che tecchevi, aspetta che tecchevi. No, Tecchevi, come si dicesse da niente. Una della. Tecchevi, pacco di sigarette che ha portato il sergente inglese. Ma però il sergente inglese ha voluto un aumento di 10 lire a pacchetto. Ma come? Voi siete inglese? E lui ha risposto come se avesse voluto dire
sarraggi ingresso come vuoi tu, ma se ti conviene a questo prezzo bene, se no vado da un altro rivenditore italiano. Ci hanno parato la canzone. Non me lo dovevo pigliare? Così come mi regolo io, regolatevi pure voi per non andarci a quel servizio l'uno con l'altro. La popolazione deve stare 3 giorni senza fumare. Giovedì, addio piacente, usciamo tutti insieme. Veramente, arriviamo. Ma no, usciamo tutti insieme con il pacco, con i pacchi prezzo aumentato a 160 lire. Tanti saluti e tenetemi informato del prezzo delle coperte e dei maglioni di lana, che mo che viene il freddo i prezzi salgono. La conserva di pomodoro è pure consigliabile per quest'inverno. Io la conserva me l'ho fatta. Quindi ci portano. Ah sì, se volete andare dentro e patanaggio passato per faccio, proprio per tu. Dopo, allora la canistra la metto un po' passata. E se succede riduce po'? E ci sono chi? Qui a io mi sono un po' qua. Dopo, allora me ne vado. Qualsiasi cosa mi chiama. Grazie assai, Grazie per il Onna ma, io vi volevo domandare una cosa. Ah, che bell'odore di profumo delicato. Ho tenuto in gola. Quanto mi piace la cura del personale. E che sto bene, anche la bottiglia è di forma sensazionale. L'ha portata 7 bellezze, E perché me l'era portata 7 bellezze? Me la sono comprata da per me. No, io mi credevo che, dato che tutto quanto, l'indovica, la ricina che lui è 7 bellezze. Ma che dici, che è 50? Niente, non ho pigliato collo. Io parlo così. Che l'asino dice sempre che io devo imparare a starmi zitta con la lingua. Ma non lo faccio per male. È che sono stupida. E voi di solo. E perché ridi? No, non parlate, che avessi di bene. Uè, tu con che nervo questa risata? E che ci volete fare? È una cosa nervosa. Facciate la sfugare voi. Sfugare. Gesù, ma che meravigliata! Uè, mi hai fornuto, no? Ecco, mi è passato. Ma vi volevo domandare, i casi non ci posso parlare, perché che è più scema me? Ma voi a me, nonna, ma siete una donna che smerzate il mondo dentro e fuori. Per c'è nassù. Ecco, vi volevo chiedere se sono zitella. E se ci hai fatto tu? Io mi sono sposata con Ernesto Santafede il 24 marzo 1941 per procura, dato che trovavasi tuttora militare a servire la patria in Africa settentrionale. Che bella veste, dove siete mis oggi? E no? Me l'ha portata a Sarto l'altro giorno. Perfetto, per soldato che facevamo amore. E innamorato ci avrettamo per l'ultima volta. Ma come marito e moglie, onna ma, è stata una iettatura. Non abbiamo potuto consumare. Come si dice? Che la cosa là. Venete pure licenze per 15 giorni. Mi va a preparare io, asci tanto bene. Ah sì, se si stiva in camarella un po' mezzanina. Per lasciarci soli, che dovevamo tubare. Ma chi le bombardamento pareva che facevano apposta. Io mi preparavo tanto bene. Consumai pure una bottigliella a due. E fuggevamo. I 15 giorni di licenza ci è passato in due ricordi. Sono partita e l'avete visto più voi? Adesso, siccome un messaggio che avete, che non sono detto ma manco noi, ma ho detto un cainato di una compagna mia che si trovava a Roma, che ce lo mando a dire, per una vecchia che si doveva recare in Calabria, ma che era di passaggio per Napoli. Beh, che ci volete fare? Dice che era prigioniera. Un compagno suoi che tornava mi ricetta che era morto. Chi dice che l'ha vista viva? Dico io. Tra tutte queste voci, sono io sempre zitella? È certo che sei zitella, perché come si dice, non ti sei ancora
unita con tuo marito. Finché non hai una notizia certa, si è sempre maritato. Ecco che lei... Non ti può maritare da voi. No! E chi ci pensi? Prima di tutto, io rispetto la probabile buon'anima. Ori, sta sempre qua. Ma mettete pure lutto. E ma lui quando mi ricette le gare prigioniere. Poi mi tornai a me. Gesù! No, non c'è da questo lo ti volevi con me! Così pazzi! Speriamo che mo leve non mi metti più. Speriamo. Che non conoscerò mai il mondo. E saluta la figlia, disse Don Fabio. Eccomi qua. Donna Amalia, servitore vostro. Auguri e buona salute. Grazie, grazie. Sono 46. Ci cominciamo ad invecchiare. 46 anni. Statene più meglio. Vi aspettavo più presto, veramente. Sarebbe stato mio dovere venirvi a ringraziare un poco prima. Per ringraziarvi del magnifico mazzo di rose che mi avete fatto capitare a casa stamattina. E per chiedervi ancora scusa del fastidio che vi prendete questa sera. Festeggiate in casa vostra la mia natività. E che c'entra? Voi siete solo e qua vi troverete come nella vostra stessa merresima famiglia. E grazie ancora. Però voi non dovete muovere nemmeno una seggiola a capo. Io e Amedeo abbiamo provveduto a tutto. Dunque vi dicevo, sarei venuto prima. Ma ho avuto un poco da fare. Aggiù da far partire il camion da Calabria. E se non state presenti durante la carica, a rosa, sparisce. L'aggiù consigliato, ma ci piace lo scelto. E me lo so giù. Poi ci penso una mezza giornata fra la CC, la CPB, la Sega Sega Mastro Ciccio, sa anche chi le vive e chi capisce, che chi il capo appena vorresti sulla mano e dire. Poi sono giù da Bascia Refice, e a questo proposito va già parlato. Poi sono giù da casa, ma giù da bestia, pare lo scaricante pure. Ed eccomi qua, vedi? A me è venuto. È sciuto in otto. Vedi, la tua casa devo dire, niente che fa. No! Da capo che il caso mai c'è scelto di riduccio. A proposito, come sta vicino? Sta meglio. Io perciò sono qua. Perché non lo so che quando ci siete voi me ne devo andare io, dato che... Ah già! Ma è scemo lì? No, no! Non parlate che la città peggio! Che è una cosa nervosa! Ma trova gente che si crea! Permettete, permettete! Ma perché fa così, perché? Il filo è tutto impiaciato. Ma direi che bisogna dire. No signore, ma ti devo fare lascio, si può servire di chiamo. Ti comando, e non ce ne faccio arrivare. Arrivederci. Fatto buono, mi ci dico. Scusa, no. Non basta niente, Federico. Ah, se andiamo in moto film su Shark e Toro. Anche tu la fanno dice una parola al cantino. Sì, tu è inutile che film, perché caccia fanno riuscire 60.000 anni. Mamma mia, andiamo a potesse pure fermi. Donna Mar, due tazze di caffè per piacere. Saluto, sette bellissimi. Saluto, saluto. Come inutile che film, capito? Perché io ci vorrei riuscire 60.000 anni. Ma che le 5 come 1.100 sono? Ehi, ma sono nuovo che non hanno fatto riuscire per caso. Ha coccato, io non lo so, l'hanno fatto, tenne ancora la carta della fabbrica o qualche vicino. Ehi, che c'è parte della carta della vicina? Ehi, capisci che come? Sì, la cassa sette bellissima, fallo qui. Anche okay, me ne intende, ci ha domandato sette bellissime. E allora se te ne intende, hai sapigliato 160.000 lire, con un vaso in coppa e me la distrarà. Chi l'ha coccato io non mi piace, vanno 300.000 lire. Maron, mai la c'è a vendere, la c'è a buscare una cosa sorda pure, no? E tu l'hai fatto 150.000 lire. Sì, dite il resto sto in società con Amedeo. Fallo qui, va. Sì, se può fare un risparmio con cosa. Se vanno visto a mettere d'accordo, te tu. Aprili come chiudo. Ah, a proposito, lascio provare. Ma tengo tu carà. Ehi, la si può 700.000 lire bene, se no casto gli avini, noi. Alla piglia. Ma io tanto faccio cercare, 700.000 lire. Beh, me l'ho dimenticato, capito? Sto poco sbadato. Quell'altra parte la macchina ci va. Anzi fa una cosa, una volta che stai accadì, che stanno di vai. Uno di 500 e uno di 200, ti? Benedetta manetì, quanto è bello quando uno capisce. Tu stai facendo tutto sta muino. Può fare un affare con te, ci vuole sezione a tutto. Sì, ma tu sai che non ci tengo, no? Mamma mia, te... Te che questi 260.000 lire, leva da una zepira, che non ti supporti qua stamattina. Stai facendo una storia, una tarantella, ti? Oh. Ecco qua, oh. Mo ci volesse un gennaro per un disegno di legge. Signori, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.
poi canno e pensavo un nodo al più. Buongiorno, ragioni, volete qualche cosa? Donna Maria. Aspettate un momento. Sì, aspetta. Stasera ci vuole molto già. Stasera sono in tavola, tu vieni. Ecco, ma non sono stato invitato. Allora va alla scappa. Non potremmo parlare, c'è appena mai un cinque come noi. Dimana a sera ma fuori pizza da lui. Ma va alla forte. Donna Maria, devi risolvere un caffè. Donna Maria, sigarette ce ne stanno? No, non me l'hanno buttato. E va bene, stamattina sono sparite pure le sigarette. Decreto catenaccio. Te devi tutte le vie? Sì, sto bene. A me te tu riesci? No, signore. A me te resta qua. A me te da già parlare. No, non ci vediamo. State per voi. Arrivederci. A stasera per il pranzo. Dunque, ragioni. Per quell'impegno che facevo. Io sono un donovico. Quando mi volete mi chiamate? Questo pacchetto, ma mi scordavo una foto, su 300.000 lire. Guarda, questo 300.000 lire, sta pazziando. No, sono che un compagno non mica se la dava ne a pia. Vabbè, io sto forte. Dunque, donna Maria, non che sia un mio diritto, per l'amor di Dio, ma vorrei parlare un po' alla vostra coscienza. La prima volta che mi trovavo a corto di soldi, voi proponeste di disfarmi di uno dei due quartini di mia proprietà, dicendo che avevate la persona che comprava. Io con l'acqua alla gola cedetti. Questo poi avvenne una seconda volta, quando addirittura perdetti il posto di ragioniere nella società di manutenzione degli ascensori. E mi disfeci anche del secondo. Ho saputo poi che i due quartini li avete comprati voi. Vi faccio i miei auguri e ve li possiate godere per 100 anni. Ora voi mi anticipasse 40.000 lire sulla casa che abito con i miei figli e mi facesse firmare una carta dal notaio dove c'è il diritto di riscatto da parte mia mediante la restituzione della somma nei 6 mesi dalla firma. D'accordo, l'impegno è scaduto da 20 giorni, ma voi mi mandate l'ingiunzione del vostro avvocato. O paghi un fitto di 4.000 lire al mese o vattene. A parte il fatto, donna Maria, che io non ho dove andare e del resto non posso pagare un fitto di 4.000 lire al mese. Ma come? Voi avete il coraggio per pigliare la proprietà per 40.000 lire? Ma scusate, ragioniere. Che cosa? Ma non sono le 40.000 lire. Ma scusate, ma... Sì, perché l'impegno dice che se le voi versate le 40.000 lire nei 6 mesi, donna Maria è tenuta a versarvi altre 50.000 lire per diventare proprietaria del vostro appartamento. Perciò l'avvocato ha fatto decisione. Pigliate 50.000 lire e trovate un'altra casa. Mi trovo un'altra casa. Una moglie e 3 figli mi trovo un'altra casa. Beh, allora che mi fa? Questo no, quello no. Vedete, io ho qui 10.700 euro. Ecco qua, guarda. Ho venduto 2 giacche e un pantalone d'inverno. Troppo che non valeva nemmeno. Ma sapete, con i prezzi di oggi, io vorrei offrire questa somma a donna Amalia a scomputo delle 40.000 lire che le dico. Siccome la società mi deve liquidare quasi 80.000 lire, ma si tratta di pochi giorni. Scusate, questo lo dovevate fare 6 mesi dall'impegno, eh? Ma non ho potuto, donna, ma credetemi, non ho potuto. E poi speravo che vi fosse poi medesimato nella posizione. Fatemi chissà, se donna, ma si cambia casa, una parola. Una volta era facile, perché anche se si andava a abitarne una più piccola, più meschina, più brutta, ma uno ci andava pure con piacere, perché poi in fondo la vera casa era un po' tutta la città, il quartiere. La sera si usciva, si incontrava gente calma, tranquilla, si incontrava gente, si scambiavano saluti, sorrisi. C'era, come dire, quella sensazione di protezione scambievole. Alle volte pure se uno volevo uscire senza spendere soldi. Ma uno andava in giro così per vedere come erano aggiustate le vetrine. Uno vedeva un oggetto che gli piaceva, faceva, ah, quanto è bello! E faceva tutto il possibile per poterlo acquistare, nei limiti sempre delle proprie possibilità. Cambio casa. Oggi che solamente in casa propria uno si sente un po' più sicuro. Oggi che non appena metti il piede fuori di casa tua, ti sembra di trovarti in una terra straniera. Ragioniere, d'altra parte non è cosa mia. Se donna Amalia vuole,
No, ma vi prego, qua stanno 10.700 lire. Fatela per quelle creature mie, che vi giuro, se sapesse quanto mi costa dovervelo dire, oggi non mangerate. Ma scusate, ma che sono belle chiacchie, ogni lancio ci fa. Ah, ma voi soldi vi staviste da pigliare? Sì. Ma voi dateci che due quartieri vostri me l'hanno pigliati. Ma perché non me l'hanno pagato? Certamente me l'hanno pagato. Ma quando noi siamo rimasti riuniti, siamo venuti a casa vostra e i figli miei hanno sofferto la fame. Ma mi dispiace, che se mi trovo voi? E due quartieri vostri e a casa addostumi. Quando voi non appassiggiate, avrebbe fine a perdere un po' di tempo. Noi mangiamo scorse e pesi al velluto, con un po' di sale, dopo marole senza sale. E non mi dispiace, gli altri mi hanno pigliato i soldi a mano all'avvocato e state liberi. E se volete rimanere in due partiti, che vi ricordo, quando voi mangiamo e noi stiamo riuniti, ma vado a manzino, se noi andiamo a prendere ragioniere, che ci facciate un piacere, andiamo, ci mangiate ragioniere. Ma non vi adirate, state calma, me ne andrò, lasceremo la casa, vedrò come fare. Io domani stesso vado dall'avvocato e saneremo la questione. Bravo, andate. Buona andata, la finita. Ah, spero che la capite una volta per sempre. Al madre, ora no. Dunque, veniamo a noi. Siete stati a baciare? Sì, signore. Ci fatto un guagno che lì dietro che accattaremo 6 mesi fa. Ci ha girato 400.000 lire le fose. E mi ha cambiato che sticca è brito. Ma no, ma queste adesso valgono giusto 3 milioni e mezzo. Beh. Sì, perfette e di colore bianchissimo. Ma sto sempre con una preoccupazione. Dunque, queste due pietre sono le mie. Sì, signore, la ripartizione è già fatta. Già che voi trovate tanta difficoltà di il mio al vostro. Sentite, sette bellino, voi sapete se vi stimo e se ci ho o non ci ho una simpatia per voi. Anzi, a volte sento un trasporto così reciproco che quando vi sento a me vicini che mi guardate con quegli occhi talmente assanguati, ma vi gli sta schiaffi stessi, talmente desiderasse che la fantasia diventasse l'altra. La società che ci abbiamo, accattando i pennelli, tu che camioni, ci ha fatto guadagnare bene, ringraziando a Dio. Ma perché mi commettere un malamento? L'Italia è una figlia grossa, è Gennarino. Don Gennarino, e Don Gennarino ormai è più di un anno che non avete avuto notizie. Ma papà che Achille se fosse vivo non mi facesse sapere lo steve e come steve. Andiamo, che ci sono stati i barbandamenti, se portavano i tedeschi, e che se portavano a fare? Se portavano un bici a presa. Andiamo a vedere che cacca o una bomba o una palla per scagna, per me un Gennarino è morto. Avete sta letto? È arrivata 3 giorni fa, è interessata a Gennarino. Io l'ho già aperto per vedere se poteva avere qualche notizia. È denotata che la fa sapere notizie solo e le chiede come sta. Coppo bullo non c'è si vera Rovena, ma sicuramente Gennarino l'ha dato l'indirizzo in alto. A Rovana, a chi ha di mano? Se non ha dato notizie, se ne non ha potuto. Ma io, o tengo annanza all'occhio, vedi, da un giorno all'altro Gennarino sta a casa. Certamente per voi sarà un piacere. Un piacere è un dispiacere. Certamente chi l'ha cominciato a domandare, ma cresto commercio, che se si può fare, che non si può fare, insomma, attacchi i bracci che non posso manovrare più liberamente. Ciao. E un pericolo, stamma ci attenta. E non per altre ragioni. E per queste e per tante altre ragioni. E per me no, beh. Per me no. E pure per te. Allora, se sei, sono con la pianta. E tu che vuoi? La giusta di fiamme fra Davinella. E poi di più. E voi mi piglia a fare. La città va di più. E voi mi paga a pigliare quando si piglia. Beh, dunque, voi dicete come la vita parla. Poi io sono nato in mezza via e conosco la vita meglio di me. E che significa? Significa che a un certo punto tu hai alzato libero e a 60 anni vero, senti e capisci. Tu stai pigliando una brutta strada. Ma qua strada? Qua strada. Tu l'amicizia per poco che la sa. Tu sei troppo giovane. Può commettere una sciocchezza che ti può costare la libertà. Ma tu sai perché vogliamo per poco? No. Ah, non lo so. Perché quando ha puntato la macchina, a notte gira, e quando va solo, si mette sotto la palestra e la esce con una spalla. E ti spila la ruota sotto. Io? Ah, ma anche capito. E allora vieni con me, andiamo.
Permettete, andiamo a fare i passi. No, donna Rita, guarda chi se mi sbaglia. Ma non ridere, che esce a parte fuori. No, donna Rita. La città cammina. No, donna Rita, ti dico che non è così. Qui, si è tornato a Ambrezzi, io sposo cari. Lo sposo è partito e non torna più. Ah, va buon dare, ti trova un altro. Mi trova chi mi pare e piace, avete capito? Mo' di chi? Voi in casa avrei fatto questa. Povera Nemetti, ci avevi visto pensiero. O viaggio all'America. Che lo va all'America, me ne mi sta appartato. A parte mia è venuto per disgrazia. E non ci avevo miso sullo pensiero. Ma ancora, ci avevo miso. E voi potevamo tenere un poco più l'occhio aperto con la mia. E mo' è inutile che allucca, tanto non c'è più rimedio. Non c'è più rimedio. Parli, che fa? La viveva fare prima. Quando mia si lasciava che compagna meglio, invece e mi fa piacere, a così potevo fare come la vostra. Là viveva sta tienda. Invece pensava agli affari e ai denaro. Pensavo a me. E voi dici che non ci pensate a te. Io faccio fatto a girare per i figli, per la famiglia. Voi? E tenevo tempo a pensare a me. E a sette bellezza che ci pensavo io. Guardate, modo spiegherato a voi. Io è stata bellissima, tenimmo una società da cattare e vendere. E questi sono affari che non ti riguardano. Me la giaverei, capito? Ma tu parli. Fatta il suo spirito. Qua, Nando! Ca! Una roba! L'ha già fatto da sicca! Quando voi a sera vi va a fare il passiato e ce l'è con questa bellezza, ca! Ah, da casa mia! Schifosa! E ti è pure coraggio con dicere in faccia, sì. E parla me. Ma tu non ti degni, ma non me ne ha. I tuoi scarpe sei sotto i piedi, capito? Ti faccio diventare una vizia, capito no? Chiamato per la stessa bellezza! E riuscite a cena, come venisse a battere la polizia! Tanto voi, che sto ritto già ce la vita là! Ma la femmina, ma la femmina sì! Che gli ha capito voi! Ma è da sì! E capito che è da sì! Perdonate signora. Ma Gianna, ma che? E che sta casa vostra? Tra sì. La moglie la vostra, Marina. Gennarina. Ma scusa, ma. Gennarina. Oh, ma oh, 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 non abbassa nell'anno sano per le puntagne che ha visto, che ha già passato. Le puntagne che ha già visto, per scrivere la storia che si 13, 14 mesi che si è stato lontano. Ho tanto il capo, via, ma in dall'occhio in capo. Ma non mi ricordo niente più. Pare che mi ha discutato tutte cose, a casa mia, tu, o lì con gli amici. Piano piano. Che tosse parlando io, che la madema, che la rosario, riducci. Se riducci vado buono. Non che te? Un po' che fripiccioli, robe di scienza. Figlia mia, starei? Sì. Povero Don Gennaro, come sei sciupata, addio, addio. Quando mai io lascio, ci faremo più tardi. Ah, Maronna, mettici la paratoia. Qui, io sono qua fuori a te, è tornato papà. È tornato papà? Zitto, non dice niente, o fai una cosa più loro, accoggete la roba. Beh, dici che è tornato papà? Ah, mamma, te la prima forte, non mi piace come gli spiriti, che la creatura la dico. Papà! A me te! Papà! A me te! Papà! Figlio mio, ma non voglio, papà, no. Bravo papà! Io mi chiedo,
Figlia mia, ecco. Mi sa visto. Figlia mia, che è passato, proprio. La camera lì. La camera, Gennarino. Hai trovato i miei sicuri che? La camera giusti. Ciao. Non c'è. Oddio, un po' mi dispiace. Certo, così è più bello, è più... Papà, ma tu a Rosi stai. A me ti hai detto veramente voglio di cielo sul stato, non lo saci. Assicurate. Che bella cosa che si è messo tutto, eh? Un bene che non ci può credere. E dunque, che facciamo? Quando ci fu l'avviso che ci dovesse il bombardamento da mare, in un'ora e mezza, la fascia così, riata bene, fui da bene, insomma, la gente che mi appare, che mi dice, ricordo, la mamma. Tu che mi trovava a parte Rocosorio, tornava a fratta maggiore, aveva stato a pigliare 10 kg di pane e 4 kg di vino, insomma. Cioè, ti facciamo un poco di provvissime a questi giorni. 14 km con 14 kg di coppia di spalle, non ti ricafati. Basta, ma mi sei risparsata la voce che ci doveva essere il bombardamento da mare. Poi, di chi si bombardano a mare, sono che corazzate americane, io dove non ricordo. Non ricordo, ma io pensavo a te, pensavo ai figli. Come ci fa questo ricordo? Bombardata la tu, la cielo, la terra, la mare, sottoterra, io arrivo a casa, io arrivo a mamma. Sempre che 14 kg di coppia di spalle, chi la sa. La strada si sparava tutto, la coppia in casa, in ipoteca, sotto il fugnatore. Gente in terra, i morti, i tedeschi, i mitragliatrici. E mi sa che lui fu a mettere una rottura del carattivo, qua lì e lì. Spattetti che la capa in terra, mi ha aperto tutto questo. Mi ricordo solo che questa mano viene sana. E così, sempre se ne viene sparare per detti senza. La trovo che non viene così mangiare, Quando poi, insomma, incominciai a capire, diciamo che mi tornava il sentimento, mi sentiva strignuto, affogato, e voce di gente che avevo qua. Io volevo muovere, ma non potevo. E gamba, capivo che tenevo, ma non mi sentivo. Allora pensai, sono sotto i macerini, un ricovero, sai, con l'altra gente addosso, è crollato tutto, cocco bombo, E poi un rumore treno. Mi sentivo lontano e poi sempre più vicino. E sto ricovero correvo. Allora iniziai a voce per sempre meglio. Dico, ma allora chi sei il treno? Io sentivo un rumore nel rocco. Era treno, ma era treno. E poi che luce che la si scende. E quando dico, è chiusa. E poi un silenzio. E poi a poca volta mi sentivo sempre più libero, più spazi che mi potevo muovere, più luce che potevo avere, più aria che potevo respirare, gente che si muoveva, che scendeva in due treni. E appresso allora scendetto qui. Addossì, a qua paese, è chiuso. Non mi ricordo una ferita, andare all'infermeria da gambe e dopo un paio di giorni un sergente tedesco che ti sapeva, a me, io che mestiere sa di contare. Dico una paura in colpo, pensai, ma se lo dico che faccio la mia, e chissi immediatamente dice, qua tramvai non c'è nessuno, voi siete inutili, parapapà e te salvo. E che le levano subito la frasca a mezzo. Bravo. Allora che facete? Ma guardai un po' che dice, faccio il manovale, alzo le pietre. E una gisata preda, ma senza mangiare, senza bere, sotto i bombardamenti. Però è riuscito simpatico a sto sergente perché tutti i giorni veniva a parlare con me. Io non lo avevo, lo rispondevo sempre così. E così se ne passano un parenti. Poi ce ne scappava. Una certa città di Napolitano, una sera ci combinava. Siamo da uno dicendo, ma amore la Marone, questo si spara. Ma è meglio che si spara, meglio la morte, dicendo. Non era vita, ma non sapeva che stava. E così in notte, paese per paese, un coppa una carretta, un coppa non sta fuori tre, o a pera. Ma ci camminate di più a pera, ma... E che sa che legge? Paese distrutto, creature sperse, fucilazione, chi è morto. E quando l'hai vista, ma... Il lori è nostro. I morti sono tutti qua, lo so. E sono tornati a cagnare.
Tu ti ricordi quando tu venivi dall'altra guerra, che dietro l'anno di macerebbe, sempre le varasteri che mi appiccicavano tutto qua. E stavolta no, ma questo non è quello, questa è una cosa che non è più di me capire. Io tengo 56 anni, ma solamente mo mi sento uomo veramente. A sta guerra a casa torna pure, ma che non si fa male a nessuno. Non facciamo male, ma non facciamo male. Ma. Papà, che volete fare? Ma capo magico, la sento come dita non fa nome. Chiamo già le povere, veramente. E poi, ma da volta paese paese. Ah, sì, uno scelta uno, sentite. E insieme con questo non mi andavano a stare abbandonato. E la mattina scevo e trovavo un po' che fatica, dove potevo, come potevo, capito? La sera mi arretirò. E prima di questo non nascevo mai. Si era fatta la tana, mi sa certo l'ignamo, vecchio, e si fa sempre là lì. E la notte parlava in dosù. Eccoli, aiuto, lasciatemi, mi facevo facetti su, amata, non ti dico. Chi era ebreo, ma? Però. E io, povero cristiano, ero ebreo. Poi che fosse a provare lì, si passava un zio. E la sera mi ritirava e portavano un po' di pane e formaggio, un po' di pane e frutti, insomma, frutto solamente. Quello che tu fai? Mangiavamo insieme, c'erano affrato là. O bello fu quando chi le si fissava che la pareva iniziava. Ah, ma povero, mamma mia, era ridotta così, sicca, sicca, una faccia gialla, un occhio russa fuori, mi parevano pazzi. Non mi denunziare, non mi denunziare, ma non mi denunzi, a me non mi passa manco per la casa. Tu mi abbendono la mia pelle, tu mi denunzi, ma no signore, ti fa capace, voglio tornare a casa mia. Non mi denunziare, ti prego, non mi denunziare. E c'è niente, mamma. Ha visto questi anni, un pezzo d'ombra che i capelli grigi, e i figli giovinotti, facendo pure le fotografie. Ma questo che è barbarico, ma dove siamo arrivati? Sono cose che si fanno, non so. Tengo ancora andando a luce, così, mano mi basava. Non mi denunziare, non mi denunziare. Ma tu ti fai capace, io prima di tutto sono un galantuomo e se tu capita a Napoli ti puoi informare. Io voglio tornare a casa mia, ma nonna si ci fa grazie e ci scanza. Prendi, non ti stai niente a fare. Oh, da volte paese paese, capito? Passiamo pure lì senza volerci, cioè, raccogliamo solo quando mettiamo sul dato per studiare la maniera. Non ti dica a gioco, ci abbracciamo, ci baciamo. C'eravamo affrato là. Io ho letto proprio l'indirizzo mio, ricetti qualunque cosa, mi capita a Napoli. Gennaro, vorrei che stai le lettere che arrivate da soli. Che sì, sì, che è bravissimo. Meno male, va, è arrivato il salvamento purissimo. Gentile signor Gennaro. Ah, ma mi chiamava signor Gennaro. Penso che finalmente è tornato tra i suoi e voglio farle giungere un mio saluto di grande compiacimento. Sua moglie ed i suoi figli, qualunque sia stata la loro sorte, sono convinto che si saranno resi degni di lei e delle sue sofferenze. La gioia di averli ritrovati, come le auguro, la convincerà di tutte le sue anze. Io bene in salute. Insomma, papà te l'hai passato brutto. Non ne parlavamo, ma te, che se ne è niente, non faccio puntare lì. Papà, ma stai qua con noi, non ci pensa più. Non ci pensa, è una parola, ci sono poi scusate. Papà, ma cavolo, ormai è finito tutto cosa. No, ti sbaglio. Tu non hai visto che le cagge visti che i paesi erano russi, la guerra non è finita. Ma... papà, cavolo, ormai stiamo qui. Questo sì, lo vedo, stiamo qui. Guardate qua, guardate. Ma quanta volta ci scansa la morte, proprio pelo a pelo. E ci affumè, e ci ringraziamo a loro. E date cavolo. E si voleva tornare a arrivare su questo bello asce di innovato. Dei mobili nuovi, pure a radia. Arriano sali su delle canne, pure a metà. Tu questa bella veste che mi pare una gran signora, no? Ah, ma che sono brillanti? Sì, sono brillanti, Gennaro, sono brillanti. Sono brillanti?
Ma fammi sapere qualcosa. Che te c'è passato, Gennari? Ci siamo messi nuovo apposta. A me te fatti che guadagni buono, io faccio poche commerci. Ehi, e se fu morto una da voi? Ma che carità! Non mi facete fuori morto perché io tengo con malato. Nei momenti di maggiore pericolo mi avrebbe sempre assistito in tacchi l'urietto, io che hanno lotto a Nantes, dicevo questa è stata la mia ietta tu. No, ma vuoi un'altra cosa? Ci stanno l'inglese, l'americano. Ah, ci aiuta, lei? Come no? E chi lo diceva che ci aveva rinunciato e hanno mantenuto la promessa? Che mi fa? Ma su commercio tuo in che consiste? Sta in società con sette bellezze. Ah. Sì, facendo società, questo va bene che camion, trasporti. Ah, trasporti, società di trasporti, bravo. I camion sicuramente vengono americani. E come no, quello si va all'estero dice vorrei uno o due camion e chi ti danno? Hanno mandato la promessa che ci avrebbero aiutato. Come si dice, l'uomo dà parole, non vuoi che corre. Ecco buco. A me te, tu? Io... Mi arrangio con l'automobile. Quando vengo una macchina in buone condizioni, la tratto, compra la vendita. Maria Rosaria mi ha fatto una bella sorpresa. Se ne va in America, si sposa una soldata americana. Ma quando va? Va là a te, si sposa americana, se ne va. E lascia il papà. Come oggi mancando ma con papà? Quindi, ehi, non ti preoccupare, papà tu fai sposare un americano, ti faccio sposare un napoletano, uno del paese nuovo, vieni a capo, annetto. Ah, ma? Vieni a Nerri! Cosa sta pure a Nerri, saluta voi, voi, sono arrivato una mezz'oretta fa, proprio conto, proprio conto. Dove siete stati a Cennare? Che faccio a contare, un romanzo. Ho saputo che avete fatto società di trasporti con mia moglie, che gli affari vanno bene e mi volevo pure congratulare con voi. Che c'entra? Quella poco fa, questo mi diceva donna Mari, mi teneva innanzi all'occhio e poi da un momento all'altro si è arrivato. Ah, bravo! E sapete che siete capitato bene? Sì. Perché oggi è la nascita mia. Ah, mamma! Sapendo che sono solo, mi ha onorato in questa casa. Mi fa tutta una cosa per amici, insomma, niente di che. Ha fatto bene, che significa? Allora, oggi in questi tempi bisogna stare tutti quanti insieme per scambiare una ghiaccia, voi poi siete soli. Enrico, un momento è triste. I paesi aerosostati si sentono ancora cannone continuamente, bombardamenti che sempre, tutti i giorni. Figurate, quei sono rimasti che si sbattono a morto, mi si gira il sangue dentro alle vene. E mi sono trovato... Non ci pensate più. Ma vengono gli amici, ci spassiamo un po'. Ma che stai dicendo? Non siete anziani, ma che ci spassiamo? Ma quello non è fornuto, non è rito. Ma venite a capo. Tra di lui, ci hai visto faccio tutto il nono? Sì, bello, sto gravetta! Io Gennaro, come stai? Te l'hai scansato pure tu! Pensavo sempre mi trovo mese prima di cosa mi hai fatto! Io mi scansato, ho finito di cosa sapere! Che bella cosa! Ma Gennaro, che è sto pranzetto con baggio di con patate! Capretto al forno con patate! Maria, quando sono stata da parte coppa se avessimo visto un ruote che sta maniera ci saremmo scannato una parte un lato mi ci scippava. Figurate, è che abbiamo sofferto. Ma figurate, perché a mia sana campagna nasce un motorino da fosse perché attorno ci vivono granate e cannonate. L'inferno a cielo aperto, siamo stati 7 persone di noi e 2 cadaveri sfracellati dalle schegge. 3 giorni senza mangiare e senza bere. A un certo punto, quando è poi di questa situazione... La palmigiana è mulinata, non devo fare una! Quella non c'è la scalina, sa, che bella cosa! Pranzo completo, mulignano, caprette! Vabbè, che vuoi fare? Dunque, se vuoi dire, ha nascuto 30 anni a campagna perché attorno qui con la granata e cannonata. A un certo punto... E poi a gennaio, e mamma mette la tavola, c'ho qui troppo mangiato. Vabbè, ma è una cosa breve, 5 minuti, chi lo ne ricordo, non lo sapete. Sì, signore, ma adesso arrivano gli amici, a gennaio. Troppo mangiato, Troppo mangiato. Babbo, allora facciamo così, ma cambiare poco l'acqua in faccia, mi sciacquo poco che sto chiedendo. Bravo. E poi con Don Onori, quelle che hanno visto gli occhi miei è una cosa impressionante, è un orrore, una cosa da non credere. L'altra quella era uno scherzo. Ehi, papo con, Don Henry, papo con. Oggi pensate che come si sta facendo ora che sono venuta a dare una mano? Mi fate pure, siamo a cavare a tec, se da mettere la tavola. E dici da me come ho becchino. Anzi si sta preparando, sta messo un bello vestito nuovo.
quello che vi credete, sta guadagnando un sacco di denari. Si industria. Io non mi scambio, sono a lutto, resta così. Oh, mamma, dice che è tornato in gennaio, beh. A me mi ha detto sì. Dice che si è molto sciupato. E che si diceva così? Va a trovare una madre come sta? E quando ha pure sette bellezze. Perché mo certamente ha perduto e che? E niente. È tutto sempre con me, che capito? Beh, ci ho voluto fa. Eccoci qua per festeggiarvi come ah, tu. Buonasera, buonasera ragazzi. Accomodate, accomodate. Auguri. Sì, sì, auguri. Ma la festa ha cambiato indirizzo. Ah. Non si tocca più per lì. Si va per dolce gennaio che è tornato. Sì, sì, l'hai saputo, come no? Poverito là! Come sta? Che bella cosa! Come lo fa tutto su? Le mangiare in un romanzo, no, 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 ma che piacere, te che ne prego. Guardate qua, guardate. E come state regando? Mi dispiace solo che io non sono presentabile e degno di voi. Ma questo, vedete, è come una dolorosa bandiera di reggimento. E si potesse parlare. Quante cose si potesse parlare. Ha figurato. Cambiata una campagna, nascono 30 anni fosse perché attorno due granate e cannoni. Siamo stati 7 persone, noi e 2 cadaveri sfracellati dalle schegge. 3 giorni senza bere e senza mangiare. A un certo punto. Ma buongiorno, e non pensate a malinconia. Voi state mesi a noi, io che vi faccio scurtare tutte cose. Vero, 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 la vita a bere e la vita a mangiare. La vita a ingrassare poco perché ci si dissipata abbastanza bene. Bravo, c'è una brava, proprio così. Questo è il disegno di legge. E dunque niente, beh, io non voglio venire in galera. Ma come? Ma Lizia mi ha fatto un discorso. È tornato pure papà. Ma come? Ma come mo in operazione senza pericolo? L'ingegnere la sera lascia la macchina rigovica neve in coppa ascesa. Chilo che sei guardi è stato d'accordo con me. Si fa trovare attaccato e con fazzoletto vicino a voi. E tu non vuoi venire. No, 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 non si può fare. Ma guarda. Buonasera! Oh, buonasera! Che abbiamo sofferto, la fama si è arrestata lì, la sede si è arrestata lì, ma erano proprio le sofferenze morali, capito? Ma figurate, voi cambiate una campagna, mi ha scritto un corso, perché attorno qui erano le granate e cannonate. A un certo punto un camione. A proposito, c'è una scusate, ma mi posso aprire un discorso? Federico, vado al mattino, ci apriamo un camione, per sapere, e te ne vuole proprio con queste circolazioni. Si ti interessa? E come? Non mi interessa? Ma vediamo appuntamento per chi rimane, ma porto pure a Peppo Grigio. Allora, che sta su 10 per 5? Oh, e allora ci facciamo una scampagnata e ci portiamo pure a dolce. Dunque, si dice, ha nascuto in la campagna perché ha tutto il granato. E caduto, c'è già. Questo gravetto! Noi ci vorremmo vedere qualche faccia, pensate a salute, una maglia per nulla. Ma non sei vicino, ma non è finito, la guerra non è finita. Non c'è niente. È pure meglio, amare, capito? Vengo con te, papà. Don Giannato, ma pare brutto. Io capisco che è stato un po' impressionato. Come se stesse spaventato. Ma va a vita calmata, perché casa mi quieta. È fornito tutto cose. Mi sbagliate, andate là. A vera non è fornuto. Non è fornuto niente. Just
Cristolina! Da quando feci la sorpresa in casa vostra mi sono sempre ricordato di voi per una certa simpatia. Diverse volte sono passato pure da qua durante il tempo che siete stati assente e ho domandato sempre notizie vostre. Ecco perché sono venuto e mi dispiace. Purite anche figlia, greccio per Dio, sono come mummi, insomma, mi medesimi in certe situazioni. Capisco quando c'è sta malafede e quando invece uno con mabuia. Capisco, brigadista. Capisco tutto e vi ringrazio. Quello che mi avete detto nei confronti di mio figlio Amedeo, in un altro momento mi avrei fatto scipazza, chissà come mi sarei regolato. Ma ora che faccio? Lo faccio da casa. E mia figlia, e mia moglie. Mia moglie che non ha saputo fare mamma. Ma io nei riguardi di vostro figlio non vi ho detto tutto. Stasera l'ha già arrestato. Sì, sono merda. Eh sì. È diverso tempo che la squadra mia tiene occhi a essa per popì. Non c'è una cosa di sant'uffizio. Che la gente più ve la stanno mai, una buttata rocchia e una trova giù. Questo Peppo Picco tiene un'abilità speciale. Si mette sotto le macchine e l'hai su una spalla. Come fai in uno stagio? Svidere prima il bullone e col sistema la spalla svidere le gomma su. Stasera devono fare un lavoretto di questo genere. Sapete, qualche cosa la curamo pure lui. Hanno preparato un posto in dove la vita è arrivato retta. Si è ingoccicoppo fatta la già mettere in manetta per pochicchi a vostro figlio. E voi mettete in manetta? L'arresto. Si è mucciato in coppo fatta la vita arrestata. È tornata una madre? No. Neppure Amedeo? No. E quando è? Non chi lo dottore sta aspettando? Si è visto nessuno? Nessuno ancora. Santo Dio, va gitto. Guardate che lo stato della bambina è grave veramente. Sant'Anna, Ave Maria, grazia prega. È veramente grave. Soprattutto perché si è ricordata all'ultimo momento, chiamo dottore. Santa Vergine Maria. Ave Maria, grazia prega. E queste sono le maledette abitudini di voi altre, che non so come campate. No, sapete che io ieri c'è di nuovo malauti. No, e allora morito. Ma non ci mettete mezzo brogli all'ultimo momento. Malaurio, mi piace che lo dici in faccia. Intanto mosso Malaurio, segatrice, che hanno un momento nato che la povera creatura se ne va all'altro mondo. Santa Arcangelo Gabriele, Santa Rita, Santa Rita, che ne danno pure un nome tuoi. Ah, signor, ma è inutile convocare il paradiso sano sano. Questi sono sentimenti che vi onorano. La fede è una gran bella cosa. Ma a caso, non porta la medicina che agi Dio, la piccerella se ne muore. Ah, dottore, a me non pare che ci sono stato mandando a chi l'ha stato chiamando un gol a che la creatura. Ho preso che mi immagino lui. Casimo Maurio. No, ma che sa, ci non può pure dire speramma, non è detto l'ultima parola. No, l'ultima parola è detta, e l'ho detta io se non mi dispiace. Ah, Santa speriamo, Gabriele. Speriamo, si capisce, l'ultima a perdersi è la speranza. Se si porta la medicina che ho detto io, con 99 probabilità su 100, la creatura si salva. Sant'Antonio è possibile. Guardate il caso, è fatto pure tardi. Ma è difficile arrivare la medicina. È difficile. E oggi tutto si trova difficilmente. A quest'ora poi, eppure si fosse giorno, qualsiasi medicina costa un occhio. E se si trova al mercato nero. Basta, io aspetto un altro po'.
Scusate, tu hai già dei bacini, se... Permettete. Vedo, vedo. Avete sentito, brigadino? Se si trova, si trova al mercato nero. Quando dottor Wright, se non si trova la medicina, la bambina muore per questa mano. È venuto come se va a casa e mostra la sbattenna per tutta Napoli. Purtroppo. E chi lo sa. Solo la borsa nera la potete trovare. Guglielmo ha fatto la faccia bianca. Niente. Quelli due o tre farmacie aperti non lo ottene. Sono stato a Furcello, Pallonetta, Rindo Cavour. Oggi ho mandato fascia per fascia. Dice una rimana, si capita. Oggi ti mi sta tenendo, vedi che mi ha bruciato. Ehi, me? Tutto questo ho trovato, si muove da già. Arancio, sei roba indicata. Che se serve parogna. E ne buona. Ah, sentite, poi davanti alla versaggine mi tocchi nero. E vedi che strada? Questa serve per mandare indietro il latte alle partorienti. Ovvero, e questa? E che sta roba qua non è indicata. Hai portato tutta roba inutile, hai portato. Senti, Dio, te l'hai scritto in coppa a nuvezze carte. Quando non era che l'hai scritto, non ho pigliato. Dottore, non vi arrabbiate, che non è come prima la guerra che sapeva tutte cose. E non può che potevano andare anche da parte dei dottori. E prima si poteva lanciare con questa. Ogni modo la cacciate fuori e buonanotte. Nata vota, arrangio. Ma che te credi che sto cusendo una pignona mezza so? Fanno un tentativo, vado su quelle cromi, si ottene. L'indirizzo della G-Script Cango. È lontana. In 10 minuti puoi andare e tornare. E voi? Non buttare roba inutile, la tocchiamo un bacio. Va bene. Permettete. È capace che mamma l'ha trovata. Lo portesse. Papà, tu stai loco. Gli arriva un attimo fino alla torretta. Se ne vuoi fare a me? Ma è una cosa per i muri. Io torno a presto. Eppure sapete che sto pensando, brigadino. Che voi anche di questi momenti dovete stare sempre in movimento ed esercizio delle vostre funzioni, va bene? Hai presto? No. Assetto, qui. Eh già, perché il mio sombroglio è una guerra, la delinquenza viene a capo. Contrabbandiere, truffatore, accaparratore, documenti falsi, circolazione con permessi irregolari, marivolo d'automobile, E mi ricordo sempre che il giorno che facevo corto, a cui diceva. È sacrilegio a toccare un morto, ma è più sacrilegio a mettere in mano quel lavoro di tuo combattente. Certe cose si combattiscono, perciò non mi mettessero in manetta. Si capisce? Sta gente è viva, questo popolo è vivo, sa da difendere la manetta. O truffatore si dà sapo fa, tu dice, vabbè, ha fatto fessa, ha trovato un sistema. Un altro dice, è simpatico. L'astuzia e il coraggio circola con un camion che per lui permessi scaduto e me pure si può dire che è un uomo di fede, di coraggio, ha creato un movimento. Quanta gente ha mangiato con questi camion che vanno bene? E poi mi si pure arrischia la vita perché in coppa una strada provinciale si va a buscare pure una palla di muschetta. La prostituzione. E me brigati, la guerra non porta la miseria. La miseria non porta la fame. La fame che porta? Più fritto. Chi per fame? Chi per miseria, chi per ignoranza, chi perché ci ha creduto veramente. Ma poi tutto passa, fornisce, si scopre. Le guerre sono state sempre così. La guerra si parla con tutto cose. Mia prima papà. Un Mariolo, è vero, brigadino. Un Mariolo, già diventa Mariolo per la guerra. Ma ho capito tutto quello che succede, da colpa a guerra. Un Mariolo è Mariolo solamente. E non si può mai crescere con Mariolo è napoletano, è romano, è francese, milanese, tedesco. Insomma, un Mariolo e basta. Non tiene famiglia, non tiene mamma, non tiene padre, non tiene nazionalità. E non trova posto in due paesi russi, perché tanto è vero che la prima guerra i Mariolo fa fortuna, attraversava un uomo. Papà, ma perché mi stai dicendo questo? No, perché siccome un paese russo non gode di una buona nominata, chi ci fa? Che è una disgrazia? Appena sentono napoletano, si mettono subito in guardia. È stato sempre così. Per esempio, se succede un furto di astuzia e di abilità in qualsiasi paese del mondo, anche se inventata, per far ridere, così, si dà per certo e per sicuro
Cosa fatto è successo a Napoli? Come? Non sapete niente? A Napoli è sparito un piroscafo che fa tutto carico. Ma non è vero, brigadini, scusate, ma non può essere vero. E chi ci crede è mala fede. Ma come sparisce un piroscafo? Ma che fatto lo portiamo lì? Io poi dico un'altra cosa. Mettiamo che il fatto è vero, mettiamo che è vero. Allora logicamente su Mariuolo napoletano siamo da mettere d'accordo per forse con un Mariuolo che non è napoletano. E se no come sparisce lo piroscafo? E camion sì. Ma se è uno si dice che non sono sparito circa. Perciò tu quasi giovane, qualche volta che ti trovi e senti che parlano male nel paese pure. Tu in tutta coscienza potrai sempre dire, sì d'accordo, va bene, ma ci stanno i Mariuoli e ci sta la gente onesta come in tutti i paesi del mondo. Proprio così. Certo. Vabbè, papà. Ivan. E papà. Il fazzoletto lì. Sì, papà. Il porto tuo capo. Perché? La sera comincia a far freddo, può essere che fai tardi, capi? Ma io non faccio tardi. Si ti fa piacere. Mi torna a presto. Statemi bene, brigadini. E grazie. Buonasera, buonasera. Buonasera. E auguri per la bambina. È uscito in questo momento. Ma chi lo teneva appuntamento con me? Si è avviato un poco prima. Ma Piccirillo come sta? Come va a dire? Io pure non mi sento tanto buono. Buongiorno, mi gli tengo un dolore in questa spalla che non posso proprio muovere. La spalla destra? Già. E l'automobile? Come? Ma fa male la spalla? La spalla destra? Io sì. E l'automobile? Ma allora avevo capito bene, ma mo che c'entra l'automobile? Voi forse vi date l'automobile per la spalla vicino a finestrina? No, no, non è questo, non c'è no. Vedete, è denaro si buscano, ma fatichi assai. Assai. Sto in società con vostro figlio, ma io stasera ci ho detto che c'avevi il marroposano poco. Un poco di riposo ci vuole, un paio d'anni. Non parlerà, una cosa regolare. Vedete, non c'è niente, non volessi una parte isolata, però non si vede e non si sente. Bravo. Come l'ha già spiegato un posto francescano? Un monastero, eh? Bravo, un monastero, sì. Senza lusso, modesto. Una cabarella, un portuzzo. Una cella. Una cella, sì. Magari una persona fuori che vi sta attento, che vi porta un mangiare. Tutti i giorni allo stesso orario, eh? E vi stessi attenti, vi cura, senza che uno abbia pensato rimane che ha già cucinato. Ci sta chi ci pensa, si trova una persona fidata, eh? Oh, vabbè, ma uno magari lo paga pure. No, no, vabbè, queste cose sono belle quando sono disinteressate, eh? Una bella fresca con una cancellata. Ah, no, la cancellata non mi piace. Ma ci può? E perché ci può? Scusate, beh, voi avete detto che ve ne volete andare in un posto isolato. Oh, e con la delinquenza che ci sta oggi, voi sapete chi vi vuole bene e chi vi vuole male. Per carità, vi ad essere ben assicurata a parte in. E poi, queste cose francescane sono proprio belle che cancellate. Se io ho capito bene dove volete andare voi. E avete capito bene. E allora ce l'ho. E allora pure che ha cancellato. Ma certamente. Gesù, ma io veramente non posso muovere sta spalla. Ma io stasera ci dico a me te. Fate quest'ultimo sforzo e da stanotte comincia il riposo. Certamente. State un buon giorno. Fatevi bene. Di nuovo vengo a trovare quando sarà in da cena, eh?
magari gli arreda cancellate voi a fuori. Ehi, hey. E io porto il puntuale di sigarette. E io mi aspetto. Arrivederci. Tanto devo venire per mio figlio, vengo pure per voi. Buonasera. Come sta, piccolino? Ha già mutato mio soprete. Mi dice che sta lo stesso. Sembra che frega fuori. Ho domandato per quella medicina. L'ha insegnato a capo. Ma non mi è stato possibile trovare. Forse domani. È stato veramente un dispiacere per tutti quanti, specialmente per voi che siete tornati. Donna Male poi non è che ha trascurato, ma sapete con me, si dice che lo so cose di natura. Come pure io vi dico di non preoccuparvi soverchiamente, appunto perché è creatura, si può avere la notizia che tutto si risolve in bene. Donna Male poi non so meglio. È una femmina che sparia a cielo la famiglia. Durante tutto questo tempo che voi non ci siete stati, hanno visto tutto quanto come pensa. E se c'è sta qualcuno che può parlare male sul conto di Donna Amalia, è una carogna. E voi non la vita stasera. Io sono un amico e un po' felice. Anzi, qualche volta mi sono permesso pure di fare la paternale a vostro figlio. E l'ho fatto con il cuore. Non c'eravate voi. La femmina sola, senza nome rinda a casa. Sapete con me? Ma avranno visto i rispissi, chissà che hanno potuto pensare. Ma c'è una mano, io do la mia parola d'onore, che Donna Male va rispettata e vi rispetto. Voi pure stamattina mi avete trattato freddamente. Non sono d'accordo. Io perciò sono venuto, per vedervi e per parlare. Non c'è nato, caso ci sta uno che vada a cercare scuse, questo sono io. Ma sul conto di Donna Male ad essere più che convinto, più che sicuro. Siccome stanotte parte da Calabria, e quando si parte notte, non si sa mai se si torna via. Ecco perché ho voluto, dato il vostro atteggiamento di stamattina, basta. Se vi posso essere utile in qualche cosa, la faccio tanti auguri per la bambina e buonanotte, non c'è mai. Allora sono scato di vita, ma ce lo faccio vedere. Niente. Ma ci ho mandato a tutto quanto, a tutte Napoli. Non si trova. Che hotel lo tenne soffornato e non lo caccia. Ma con coscienza che fanno speculazione in coppa a medicina che posso salvare un cristiano. Ma insomma, figli mi da morire. O fanno sparire, stavo con dei prezzi. E non è l'infamità questa, no? E
permesso? Buonasera. Buonasera, ragazzi. Dimmi. Mi hanno detto che avete bisogno di una medicina per la vostra bambina. Io penso di averla, vedete se è questa. Aspettate un momento. Sì. Dottor, venite un momento. Il signore qua, vi trovo a fianco e dice che forse c'è la medicina che avete chiesto voi. Fatemi vedere. Vedete se è questa? Sicuro, è proprio questo. Io me la trovo per combinazione. Ho avuto la seconda bambina a letto 6 mesi fa proprio con questa malattia. È stata veramente una fortuna. Date a me. No, veramente la vorrei consegnare io alla signora Amalia. Mamma, esce qua fuori. Piro ragioniere che dice. Don Amà, la medicina che ha prescritto il dottore per vostra figlia ce l'ho io. Eccola qua. Quando volete. E che mi volete restituire? Tutto quello che avevo nelle vostre mani. Mi avete spogliato. Qualche proprietà, oggetti di mia moglie, biancheria, ricordi di famiglia. Con un biglietto da 1000 alla mano ho dovuto chiedervi l'elemosina per avere un po' di riso per i miei figli. Adesso pure di vostra figlia si tratta. Ma che sta medicina? E giustamente voi dite senza medicina indicata, Samo. Ma perché donna mamma senza mangiarsi gamba? Se non mi fossi tolto la camicia e i figli mi non sarebbero morti di fame. Come vedete, chi prima e chi dopo deve a un certo punto bussare alla porta dell'altro. Lo so. Voi in questo momento mi dareste tutto quello che voglio. Ma sì, per esempio, mi volesse lo sfizio e vorrei correre per tutta Napoli come correvo pure io quando avevo più piccirillo malato. Se vi dicesse, girate, donna mamma, divertitevi casa per casa, portone per portone. Ma anche se non lo faccio. Ho voluto solamente farvi capire che a un certo punto, se non ci sentiamo una mano l'uno con l'altro... A voi, dottore. E speriamo che donna Amalia abbia capito. Auguri per la bambina. Buonanotte. Grazie, la bambina. Mannaggia, buba, mannaggia. E tu, eh? Affari mi fatti, tu. Quando amo venuti? Te ne avevi di una. Quando mi ha sbagliato il valore mi sono parlato per sentire un re. Sì, ho tentato qualche cosa, qualche affare pure io, ma ci ha già rinunziato. Una volta, io poi scrivo tutto, ci ha cattato 50 kg di figo secco. Cioè, ti facciamo passare pochi tempo, come aumenta il resto c'è per lì? Oggi dare Pietro la pigliere di verba, ha provveduto. E ci ha quello tutto quanto. E ci ha quello tutto quanto, io mi tento la città. Non mi dà sei maniere di su, c'è quella da mi detta da prima. Certo ci sarebbe da fare, specialmente poi, moglie, ma vorrei sotto un bombardamento. Una cosa mondiale non c'è nulla. Stai per il tuo ricordo, come sta il mio buio brito. Fare carriere nei bombe e mi come al solito ci stiamo appiccicando. E riceve stata zitta, la gente sente che figura ci faceva. Ecco, lettere tu. A un certo punto che lettere la bomba, quando tu stai messo. Bu, sparetta, non andavo giù. E che là sotto il prete è solo tempo di dicere quando esco a che sotto ti parlando. Ma fortunatamente morì subito, senza soffrire anche un poco, Gennaro, che bella morte che faceva. Bella morte. Bella veramente, sì. Perciò vi dico, Gennaro, sto subito, mi metto a fuoco un merce. Senti, rimane a dire mi fanno piacere. Che la roba che sei lo caso, mi separei un bottino, mi dava un pignano, la camarella mi dà ricordo. Sì. Che non avete fatto, sapete, la dittata, la verità bruciata? Io no, ci sta, ma lo si faceva la rinnovazione, lo è proprio, mettete in tempo di che roba c'ha. Ah, e là sta. Bravo, e di mano la dico, come è andata a voi, capì? Sì, va tutto che la camarella. Sì. Poi mi io l'isola, lascio tutto. Io me ne vado. Sì. Statevi di buon animo. Mo vado a passare tutt'altro. Deve superare la crisi. Io torno presto domani mattina e sono sicuro che mi darete una buona notizia. Statevi bene. Questo, grazie. Buonanotte. Buonanotte, signori. Buonanotte. Arrivederci.
E va buono, moia, state per buon umore. Che lo dottore prima stava preoccupato perché a Maricino non si trovava. Ma mo avete visto come se ne è chiuso contento? Noi ce ne siamo. Qualsiasi cosa ci chiama. Va buono? Buonanotte. 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 E perché mo va? Ha già fatto quello che hanno fatto là? Mi sono aiutato, mi sono difesa. Tu mi guardi e non parli. E a stamattina che mi guardi e non parli. Che colpo mi vuoi dare? Che t'hanno ritto? Tu vuoi che parli, eh? Tu mi vuoi sentire proprio parlare. E io parlo. Pensore, oggi pazienza, ci rimane un mattino, eh? Va bene, non ce l'ha, quella notte. Non discutiamo, lasciate la cameretta. Va bene, va bene. E le nappe in muro rimane, va? Va bene, quella notte. Ma io non so perché, ma che la creatura che sta là dentro mi fa venire a mente un paese nostro. Io sono tornato e mi rivedo la famiglia mia, ho distrutto a posto, onestamente, ma perché? Perché io tornavo alla guerra, dai paesi dove c'era la guerra. Ma che nessuno lo sente parlare. Quando io tornai all'altra guerra, chi mi chiamava qua, chi mi chiamava là, per sentire i fattarini, gli atti eroici. Tanto è vero che io quando non avevo più che dire, contavo bugie, contavo cose che erano successe là di compagni miei. Perché era talmente la gente, la folle, quagliuno che volevano sentire. Eccolo là, il soldato italiano. Uè, fatelo sedere, fatelo bere, avanti racconta. Ma perché non lo vogliono sentire parlare? Prima di tutto perché la guerra non l'hai voluto tu e non è colpa tua. E poi perché carte 1000 lire fanno perdere la casa. Tu l'hai cominciato a aprire a poco a poco, poi tu assai, poi 100.000, 1 milione, e non ne hai capito niente di più. Guarda qua, mamma. Eh? A te hanno fatto impressione perché l'hai vista a poca volta e non hai avuto tempo di capire che l'hai capito che sono tornata e l'hai visto tutto quanto insieme. Ah, ma avrei tutti questi soldi da casa mia, tutti questi milioni, a me mi pare uno scherzo, mi pare una pazzia. Tieni mente, ah, ma. Ah, ma io tocco, guarda, e non mi sbatto ancora. Io ancora da sbattere quando si tocca le carte 1000 lire, se no non è una cosa seria. Che tanto già dici? Che forse si stia qua per dire la capo pure io. A mia figlia. Che se vicino lì e tra la sora mi ha confessato tutte le cose, che faccio? A figlia mi raccia la volta mia zia mi ha detto che va a fare mala femmina. E quanta padre avesse una caccia di figli, ma non solamente a Napoli, ma tutti i paesi lo cui. A te che ne hai saputo fare mamma, che faccio? Ma ti acciro, faccio la tragedia. E non abbassa la tragedia che sta scialando per tutto il mondo. Non abbasso il lutto che portiamo in faccia tutto qua. A me te che va a rubare. Figlio di fumare pure. E forse sulla issa non già pensava perché c'è sta ci pensa. Tu mi hai capito, eh? Eppure io ho capito che la famiglia si sta perdendo, tuo padre di famiglia da pigliare il rete in mano, a da pigliare responsabilità. E se ognuno potesse guardare in da quella cammarella, lui amava. Ognuno si passa a riamare la mala coscienza. Ma come hai detto tu? Ma aspetta, ma deve passare la nottata. Che è successo? Che è successo? A guerra, ma a guerra! Non lo so, che è successo?
Cari, ma scalfa una tazza di caffè. La mattina ce ne va fu poche spese. A me li accompagnava tutta la scuola e poi va a faticare. Io tornavo a casa e mettevo a cucinare. La sera ci stavamo tutti quanti attorno a tavola. E prima di mangiare facevamo segno la croce. Che succede? Viduccio, come sta? Beh, niente, si è trovato a Andrecino, dottore, ha fatto quello che aveva fatto. Non si è aspettato, da passare tutta l'ora. Ma tu che hai fatto? Non si chiude l'appuntamento? No. Ah. Oggi pensate che Viduccio sia poco buono e me ne sono tornato. Parevo brutto. Era brutto. Dammi un bacio, no? Metterlo vicino a soldi che te ne frega forte. Sì, papà. Si riduce rimane sta meglio da compagni stessa compagnia o gas e torna a pigliare servizi. Sì, papà. Vedono sul sega caffè. Voi vi mi aspettava, ma da passare tutto altro. Thank you.
presentare la direttrice di scena Patrizia De Maria, la nostra collaboratrice di scena Leopoldo Corrado, il biglietto perché mi dimentico. Un ringraziamento allo staff dell'associazione ACC Sipario guidato da Sasà Palumbo. Grazie Sasà. A Rosaria Palumbo, a Raffaele Guadagno alla console. Un grande ringraziamento ai nostri sponsor, grazie. Voglio inoltre ringraziare Antonio Enrico per il valido aiuto come aiuto regia. Per le scene Laboratorio Santa Teresa, i costumi Laboratorio di Maria Pennacchio, la fotografia Rodolfo Napolitano. E inoltre un ringraziamento grande a Fabio Sarita per le riprese. Ciao Fabio. Niente, è finito. Mi auguro un buon Natale, auguri, anno nuovo. Non fa le nuove, dobbiamo fare la foto. Accendere la luce in sala. Dobbiamo fare delle foto, però prima fa la foto. Voglio presentare una squadra di calcio che sarà il futuro del nostro Napoli. Questo è il mio nipotino. I microfoni. Mamma mia. Ci siamo? Allora, faccio delle luci sale. Aspetta un attimo. Voglio mandare un bacio grande a Francesca Romano, una nostra attrice che adesso è in maternità. Dove sei? Francesca. Ah, sta là. Un bacio bambina. Ciao. Bruno, dobbiamo fare un selfie. Sapete cos'è il selfie? No. E come l'hanno fatto? Come muovete? Al nostro via battere le mani. Ciao.